Daniele Filippeschi, candido Junior Camp Oso, raccontaci le tue impressioni di questi giorni di basket in carrozzina. Allora, questi giorni mi sto divertendo e sto facendo grande amicizia e questo Eurocamp ho capito che col gruppo bisogna sempre stare in gruppo, cioè anche se uno ha difficoltà a tirare bisogna sempre aiutarlo, quindi per far capire alla gente bisogna sempre aiutare chi ha bisogno. Poi ho capito come l'allenatore della nazionale, ho visto che è bravo, ci insegna tante didattiche, tanti esercizi nuovi, e quando ci ha insegnato questi esercizi io non me l'aspettavo davvero, perché per esempio spingere, palleggiare per me era difficile, poi un po' piano piano come oggi ce l'ho fatta. Sofia Gagliardo, da dove vieni e raccontami un po' come hai iniziato a giocare a basket in carrozzina. Vengo da Livorno e ho iniziato a giocare a basket in carrozzina a 8 anni. Adesso quanti ne hai? 10, quasi 11. E ti piace, vorresti invitare magari altri bambini a giocare a basket in carrozzina? Sì, è molto divertente. Perché? Cosa c'è di divertente nel basket in carrozzina? Che stai seduto, quindi non sforzi le gambe, poi è uno sport divertente, poi a volte quando vinci ti danno anche un premio, poi stai con gli amici e è divertente. Quindi adesso stasera chiami a casa e cosa racconti ai tuoi amici? A casa a basket, ho mangiato, è stato divertente, buonanotte. Sembra il minimo, giusto? Brava, va bene. Grazie Sofia. Dai, vai.